Per impostare in modo sano le abitudini alimentari dei bambini, come del resto quelle degli adulti, dobbiamo avere ben chiare quali sono le funzioni che il cibo svolge nel nostro organismo. Sono sostanzialmente tre. La prima è la funzione energetica. Di fatto noi ci muoviamo, lavoriamo durante la giornata, compiamo degli sforzi e questi sforzi richiedono un consumo di energia. Non solo questo consumo di energia, l'abbiamo anche a riposo, quando dormiamo. Grazie al cielo funzionano sempre i nostri organi vitali, il respiro, il battito cardiaco, le funzioni digestive. Anche queste funzioni richiedono energia e la nostra energia la prendiamo dal cibo. È un po', potremmo dire, come se fosse il carburante della macchina umana. Poi, ovviamente, dalla nascita all'età adulta, cresciamo e occorre materiale per costruire i tessuti. Il cibo ci dà questi materiali, che durante la crescita vanno a costituire nuovi tessuti, ma anche durante l'età adulta sono necessari perché c'è un continuo ricambio dei tessuti dell'organismo. Questa funzione di accrescimento e ricambio viene definita funzione plastica del cibo. Infine, la terza funzione è quella che viene chiamata bioregolatrice o anche protettiva, perché nei cibi ci sono sostanze che non ci danno energia e nemmeno le usiamo per crescere, ma sono indispensabili per svolgere al meglio tutte le funzioni vitali. Ma come fanno gli alimenti a svolgere tutte queste funzioni? Ci riescono perché sono dei materiali complessi, che sono costituiti da diverse sostanze che chiamiamo principi nutritivi. Tre fondamentali, sono chiamati macronutrienti perché ne abbiamo bisogno in grande quantità, sono i principi nutritivi calorici che forniscono anche energia e sono i carboidrati, le proteine e i grassi. Nella nostra alimentazione devono essere presenti tutti e tre in maniera equilibrata. I carboidrati sono la principale fonte energetica del nostro organismo. Li troviamo sotto due forme negli alimenti, quelli che chiamiamo zuccheri semplici, che hanno il sapore dolce, come appunto lo zucchero, e quelli che chiamiamo invece carboidrati complessi, il più importante è l'amido, che troviamo in alimenti come la pasta, i cereali, il riso, il pane. Ecco, in un'alimentazione equilibrata, i carboidrati complessi devono di gran lunga prevalere sugli zuccheri semplici. Le proteine invece hanno una funzione tipicamente plastica, si dice in un certo senso che sono i mattoni del nostro organismo. Sono costituite da sostanze più semplici che si chiamano aminoacidi, che appunto il nostro organismo utilizza per costruire i propri tessuti. Non tutti gli aminoacidi sono uguali, ce ne sono alcuni che chiamiamo essenziali, che devono essere introdotti per forza con il cibo perché non siamo capaci di sintetizzarli da soli. Questi aminoacidi essenziali sono presenti in maggior quantità nelle proteine di origine animale che si dice hanno un alto valore biologico. Anche quelle vegetali sono utili però, perché si possono integrare tra loro, per esempio quelle dei legumi e dei cereali, per innalzare proprio il loro valore. Infine i grassi. Ingiustamente demonizzati a volte, i grassi sono assolutamente indispensabili in un'alimentazione sana, perché svolgono una funzione energetica molto importante, ma non solo, entrano nella costituzione di tessuti come le membrane cellulari che appunto avvolgono tutte le cellule del nostro organismo, la costituzione del tessuto nervoso, entrano anche nella costituzione di ormoni che sono indispensabili per una vita sana. In che proporzioni devono essere presenti carboidrati, proteine e grassi in una dieta sana? Dipende un po' dall'età. Nel caso dei bambini fino ai 4 anni, per esempio, i grassi hanno una importanza maggiore di quella che poi hanno nell'età adulta. Addirittura fino ai 4 anni possono arrivare a coprire fino anche al 35% del totale calorico giornaliero. Per quanto riguarda le proteine, un tempo si pensava fossero necessarie in grande quantità nell'età della crescita, soprattutto nei primi mesi. Oggi si è scoperto che in realtà il fabbisogno proteico non è così elevato, addirittura se durante lo svezzamento è del 7-8% del totale calorico, poi si alza fino ad arrivare a un 12-15% che si mantiene tale anche nell'età adulta, poi con variazioni a seconda dell'attività fisica. Gli sportivi hanno un bisogno maggiore di proteine, mentre chi fa vita sedentaria ne ha bisogno di meno. Infine, i carboidrati. I carboidrati sono la fonte principale di energia e devono dare mediamente
tra il 45, ma fino anche al 55% delle calorie di ogni giorno. Sbaglia quindi chi, pensando magari di fare bene per dimagrire, per ritrovare la linea, li taglia completamente o quasi dalla propria alimentazione. Per i bambini soprattutto è importante che la dieta di ogni giorno comprenda sempre carboidrati, torno a dire soprattutto di tipo complesso, l'amido sostanzialmente. I cereali sono la base della nostra alimentazione.